Presentiamo la break-even analysis o analisi costi, volumi e risultati. È una tecnica mediante la quale si trova il punto di pareggio tra ricavi totali e costi totali ed è un'importante tecnica per poter risolvere dei problemi di redditività legati al divario tra costi fissi e costi variabili. Per poter trovare il punto di pareggio sono previsti due procedimenti principali, uno è il procedimento matematico e l'altro il procedimento grafico. Il procedimento matematico, per effettuare il procedimento matematico dobbiamo attribuire dei valori alle seguenti lettere che rappresentano appunto i nostri valori per poter calcolare il punto di pareggio. Prendiamo in considerazione la formula del procedimento matematico che è Q uguale costi fissi fratto P meno costo variabile unitario. P meno costo variabile unitario rappresenta il nostro margine di contribuzione. Da questa formula possiamo trovare il punto di pareggio attraverso il grafico di redditività o break-even chart. Tracciamo il grafico tracciando l'asse delle Y dove poniamo costi e ricavi. E l'asse delle X dove poniamo il volume della produzione espresso in unità. Ora, la quantità prodotta, ovviamente tenendo conto che la nostra retta dei costi fissi partirà ovviamente da un punto dell'asse delle Y e andrà perpendicolare all'asse delle X, e tenendo conto che i costi totali partono da questo punto, noi tracciamo la retta dei costi totali, tenendo conto che i ricavi totali partono dall'origine. Il punto in cui queste due rette, quindi la retta dei costi totali e la retta dei ricavi totali, si incontrano in corrispondenza di una determinata quantità e di un determinato risultato economico, troviamo il punto di pareggio. Quindi il punto di pareggio significa che i costi totali sono uguali ai ricavi totali. Significa che il reddito, il risultato economico è uguale a zero, e con questo grafico possiamo appunto apprezzare che quest'area rappresenta l'area di perdita e quest'area rappresenta l'area di utile. Oltre a questo notiamo che la retta dei ricavi totali nell'area di perdita risulta sotto la retta dei costi totali, mentre nell'area di utile la retta dei ricavi totali rimane sopra la retta dei costi totali.